fa la sua 13ª edizione, torna a Fano dal 12 al 16 agosto la Birra d'Augusto, una delle manifestazioni più attese dagli estimatori della famosa bevanda bionda. Promosso dall'associazione Fortuna Dea con la collaborazione di Confesercenti Pesaro Urbino e Comune di Fano, il programma prevede un vero e proprio percorso alla scoperta del gusto della birra e della sua storia, con particolare attenzione alla produzione locale del territorio marchigiano. Quest'anno avremo, sempre come tutti gli altri, un ricco programma culturale sul mondo della birra con approfondimenti. Avremo dei dibattiti tra i vari birrifici, quindi i vari produttori che saranno presenti al nostro stand. Avremo un programma ricco di musica. Per quanto riguarda le novità, presenteremo in collaborazione con Confesercenti anche la Brodetto Beer per promuovere il nostro territorio. I birrifici che saranno presenti sono 11, 8 dalla nostra regione Marche, 3 invece da fuori regione, proprio per aprire un dibattito tra le differenze di produzione, materiali utilizzati e tipicità di birra. Food avremo come al solito specialità toscane, umbre, abruzzesi. Avremo qualcosa che viene anche dalla Puglia e naturalmente come novità abbiamo anche il pesce. Quest'anno potete venire a degustare anche il pesce in varie tipologie. 5 giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento e cooking show che si svolgeranno presso il parcheggio di via 24 settembre nei pressi della Rocca Malatestiana, caratterizzati da una nuova proposta che vedrà l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, capitanata dallo chef Antonio Bedini, offrire agli ospiti una degustazione del risotto al brodetto fanese. È una birra da abbinare al brodetto, la zuppa di pesce. Proponiamo questa birra che si sposa, mi dicono, in maniera eccellente con il brodetto, il sugo di brodetto di pesce. È una novità, è un progetto pilota, perché vorremmo nel prossimo Brodetto Fest creare veramente un circuito di birrifici artigianali, i quali ognuno di loro propone la propria birra da abbinare al brodetto, una sorta di contest. È un pochino più amabile, più dolciastro, è diverso dal gusto che può lasciare un vino bianco secco, è un più amabile in bocca, fa risaltare un pochino più il sapore del pesce stesso. Se il classico boccale di birra rappresenta un'immagine prevalentemente associata al maschile, l'associazione Donne della Birra sarà pronta a sfatare anche questo pensiero, con la condivisione di aneddoti ed esperienze tutte al femminile. Saremo qui io e Federica Russo, che è una socia, beer sommelier, e parleremo degli stili del viaggio della donna nel mondo della birra con delle degustazioni. Quindi alle persone che verranno il 16 a Birre d'Augusto affronteremo, diciamo, insieme, cercheremo di dare delle informazioni, anche delle curiosità, degli aneddoti magari poco conosciuti, e nel frattempo faremo anche assaggiare 4 diverse tipologie di birra. E naturalmente non c'è birra senza musica, con concerti dal vivo che renderanno la manifestazione una vera e propria festa per celebrare l'estate.